E siamo ritornati dopo la pubblicità, ma con qualche variazione, come vedrete. Infatti risalutiamo il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino, che è qui con noi. E come vedete, già per chi ci ha seguiti fino a qualche minuto fa, c'è un cambio di giacca. Anche perché ci sono stati dei cambiamenti politici in queste ore, quindi siamo, come dire, per stare sul pezzo, abbiamo dovuto rivederci per commentare i fatti così come si sono susseguiti. Stiamo parlando della fase politica, questa fase politica, sindaco, che è iniziata con la revoca della nomina di due assessori nelle persone di Roberta Boccanfuso e Luca Spignese. Ora, se mi permetti, io incomincerei proprio da lì. Abbiamo già sentito un'intervista nel telegiornale nella quale hai commentato questa tua scelta. Ora, se la vogliamo ripetere a beneficio dei nostri telespettatori, come mai hai deciso ad un certo punto di revocare questi due assessori? Secondo me, secondo noi, vi era un'esigenza di rilanciare la forza propulsiva della Giunta, coinvolgendo delle personalità con spiccata competenza professionale. E infatti abbiamo individuato due figure, quella di Liviana Nicoletta Buono, funzionario in pensione del Ministero delle Infrastrutture, la quale ha una competenza pluriennale nell'ambito di quelle che sono le politiche delle opere pubbliche. E oggi il Comune di Ischia, per le tante attività che ha avviato e le tante attività che ha volontà di porre in essere nel prossimo futuro, ha bisogno di un sostegno politico-tecnico forte sotto questo punto di vista. Così come nel coinvolgimento di Ciro Ferrandino, un dottore commercialista, anch'egli quindi con uno spessore importante da un punto di vista professionale, che ha delle competenze specifiche per quanto riguarda il mondo delle attività produttive e ha maturato una sensibilità non da poco in quelle che sono le politiche sociali, che poi sono perno centrale di un'azione amministrativa di un ente locale come il Comune di Ischia, che sicuramente si vuole esprimere a livelli elevati anche nell'ambito di quelle che sono le politiche sociali. Abbiamo un tessuto sociale che negli ultimi anni si sta modificando e che ha bisogno di un'attenzione più specifica, un'attenzione che tende a valutare da più vicino le varie dinamiche che si finiscono per innescare. Però ovviamente i più ricorderanno la figura di Ciro Ferrandino impegnata in politica, credo nell'ultima consigliatura già in contrapposizione con la vostra maggioranza, no? Quando tu eri vice sindaco, sì, eccetera. Poi no. Oggi è stato candidato nel 2017 dall'altra parte, con Gianluca Trani, in una lista con Luigi Telese, una lista bocciata dall'elettorato, così come i grandi big della politica di un tempo, Luigi Boccanfuso, Carmine Bernardo. Ora sembra come se volessero ritornare in auge almeno con Luigi Telese. C'entra Luigi Telese in questa regia? Vedi, Amedeo, questa è una lettura malevola che oggettivamente pure si sta sentendo in giro e si sta leggendo su qualche giornale locale. Quando, non ti nascondo che l'abbiamo pensata quando, anche noi. Quando si scrivono queste cose che sono prive di ogni fondamento, e parlo del coinvolgimento di Luigi Telese, nulla contro Luigi, ma nell'ambito del coinvolgimento di Ciro Ferrandino non vi è nessun accordo con Luigi Telese. Chi lo fa cerca di farlo avendo la consapevolezza di vecchie ruggini che esistono con alcuni esponenti di maggioranza, con appunto l'avvocato Telese, e quindi cerca di creare un attimino di fibrillazione da un punto di vista politico. Noi ribadiamo in maniera cristallina che abbiamo pensato di coinvolgere Ciro Ferrandino per le sue competenze professionali, e non ci siamo lasciati condizionare nella scelta dalla circostanza che egli ha militato in uno schieramento dal 2012 al 2017 in contrapposizione all'amministrazione dove ho partecipato personalmente, in prima persona, con vari ruoli, anche nella parte finale anche con il ruolo di vice sindaco, proprio perché abbiamo sempre apprezzato nella diversità delle vedute sulle tematiche politiche, su alcune tematiche politiche, abbiamo comunque sempre apprezzato da parte di Ciro Ferrandino una profonda coerenza e una profonda lealtà, lealtà che sicuramente è una qualità
per chi fa la politica risulta essere fondamentale, per chi come me e gli amici dell'amministrazione cercano di fortificare un fronte politico per affrontare nella maniera migliore le problematiche del Paese, è una qualità che oggettivamente è ben ed è giusto valorizzare. E per queste motivazioni abbiamo quindi chiesto a Ciro Ferrandino di coadiuvarci nell'azione politica. Le voci di coinvolgimenti e di nomine all'interno di CDA, di Luigi Teleso, di qualche altro, sono completamente campate in aria per le motivazioni che ho rappresentato poc'anzi. Però Sindaco, se mi consenti, tu stai parlando al plurale. Noi abbiamo visto, abbiamo fatto, abbiamo scelto. Cioè, è un plurale maiestatis o è un reale coinvolgimento sinergico e corale di tutta la maggioranza? C'è... Perché si dice in giro che tu sia uno che decide da solo senza coinvolgere gli altri, fa tutto lui. E allora che tipo di condivisione, che livello di condivisione c'è di questo e di tutto il resto nell'azione amministrativa? Nell'ambito di un'amministrazione c'è un sindaco che alla fine si deve confrontare con tutte le parti politiche che sono presenti all'interno della compagine che sorregge l'amministrazione, e il sindaco poi deve tirare le somme, e spesso nel tirare le somme si generano anche degli scontenti in relazione alle decisioni che vengono assunte. Quindi io non escludo che a volte possa capitare che chi nell'azione che il sindaco decide di intraprendere non vede riconosciuta la propria idea o la propria posizione possa rappresentare quello che tu dicevi, anche se chiaramente sappiamo benissimo della politica come funziona. Quando bisogna avversare qualcuno a volte si rappresentano anche cose che non risultano essere veritiere. Certo è che un paese, quando sceglie un sindaco e una classe dirigente, sceglie delle persone che poi devono decidere, devono assumersi le responsabilità delle decisioni che finiscono per essere assunte. Mi dicevi del plurale, oggettivamente c'è stato un confronto dialettico all'interno della maggioranza da cui è scaturito quello che stiamo commentando. Difetta questa affermazione su un unico punto, perché evidentemente hai sentito tutta la maggioranza tranne un pezzo, quella che si è vista decurtare di un assessore, Spignese, e che poi l'altra sera, martedì, mentre noi registravamo tutta la parte di trasmissione che va in onda stasera, mentre facevamo l'intervista che è andata in onda nel telegiornale, è venuto fuori il documento della nascita di questo nuovo gruppo che vede schierati dall'altra parte Ottorino Mattera, Presidente del Consiglio, e Maurizio De Luisa. Quindi evidentemente con loro non c'è stato questo dialogo, no, questo confronto. No, Amedeo, ti posso rappresentare che la parte politica che tu stai evidenziando era al corrente di quello che si stava diciamo verificando. E in qualche maniera rimango anche sorpreso della presa di posizione così netta e a mio avviso affrettata che è stata assunta, anche perché in questi due anni non ricordo esternazioni di critica nei confronti dell'azione dell'amministrazione, nell'azione del sottoscritto, nelle varie attività che sono state poste sul territorio. E mi lascia perplesso la circostanza che il semplice avvicendamento di un componente in giunta, per di più non definitivo, perché ho ribadito che l'avvicendamento in giunta doveva essere considerato come una bocciatura politica per nessuno, e che ci sarebbe stato sicuramente modo e modalità per un ricoinvolgimento anche in altri ruoli, ma comunque in ruoli amministrativi, e mi lascia perplesso che a fronte di questa cosa, per un semplice avvicendamento, poi si sia innescato questo processo a catena. Però scusa, tu parli di semplice, no? Io volevo soltanto farti una domanda che avevo omesso di farti giusto ancora per quanto riguarda i due assessori licenziati, come abbiamo detto noi, a parte la Boccanfuso che ha storia a sé, ma lo stesso Spignese, entrambi, sia la Boccanfuso che Spignese, non frequentavano e non partecipavano più da un po' di tempo alle riunioni di giunta. Qualche domanda che ho rivolto così, en passant per strada, mi hanno riferito, dice, ma noi non veniamo invitati, come facciamo a sapere se c'è giunta o no? È vero questo? Cioè che li avevate esclusi, li avevi esclusi a priori? No, Amedeo, nulla di tutto ciò. La giunta è un organo snello,
che spesso viene convocato per risolvere delle tematiche urgenti, e gli assessori e il sindaco che frequentano quotidianamente la casa comunale sicuramente si ritrovano a discutere delle tematiche e assumono delle decisioni. Si vede che nelle giunte in cui risultavano assenti, significa che in quei giorni non avevano frequentato la casa comunale. Se è successo per più tempo, significa che per più tempo in quelle giornate non avevano frequentato la casa comunale. Ma non mi appassiona questa valutazione. La cosa importante è che noi abbiamo cercato di elevare la capacità propulsiva dell'azione amministrativa della Giunta, e che coloro che sono stati allontanati dalla Giunta non avevano goduto di un giudizio politico malevolo. Anche in termini di rappresentanza e di equilibri politici dobbiamo dire che non c'era un riconoscimento, o comunque non c'erano motivazioni politiche di pesi che possono giustificare la presa di posizione che è stata adottata, perché se andiamo attentamente a valutare le varie rappresentanze nell'ambito dell'amministrazione con i coinvolgimenti che ci sono, penso che attualmente lo scacchiere è abbastanza equilibrato. Un'altra cosa che so che un po' ha sorpreso, ha dato fastidio, eccetera, giusto per fare un po' l'avvocato del diavolo e anche sgombrare il campo da tante voci e tante situazioni per non fartele arrivare come ti saranno arrivate, te le butto lì direttamente. La voce girava già domenica della revoca. Ora gli uffici comunali sono chiusi, se non vado errato i tuoi decreti di revoca e di nomina, tutti e quattro, sono datati 25 novembre, lunedì, pubblicati sull'albo pretorio in giornata di lunedì, però già domenica mattina anche dalla stampa si era appreso di questa tua volontà, e sembra che questa cosa abbia dato fastidio a qualcuno dei diretti interessati. Dice: io lo devo sapere dalla stampa e non dal decreto che mi viene notificato. È vero che interrogato telefonicamente Spignesi diceva: io sto aspettando il messo che mi venga a notificare la revoca, una revoca preannunciata. Allora, ribadisco che le parti erano a conoscenza già dalla settimana precedente, tant'è che anche altre testate giornalistiche, al di fuori della testata giornalistica della quale ho dichiarato io domenica, ribadivano questo concetto. Non vedo nulla di strano, anche perché nella sostanza, ribadisco, quello che è successo, almeno dal mio punto di vista, dal mio conottico, non va visto, non andava visto come una bocciatura politica. Mi dispiace che qualche altro in qualche maniera ha valutato la cosa diversamente e abbia poi intrapreso conseguenzialmente delle azioni, a mio avviso, troppo frettolose. Siccome avete condiviso una campagna elettorale molto interessante all'epoca, nel 2017, come rapporto umano, hai avuto modo di parlare con queste due persone, con Roberta e con Luca, prima dei fatti? Cioè, che rapporti umani sono rimasti con le persone? Da parte mia, dal punto di vista umano, penso anche da parte loro, non c'è nessun tipo di problema. Adesso bisognerà capire lo stesso Spignesi che atteggiamento assumerà dal punto di vista politico, se si rifarà quello che tu dici ancora, che c'è spazio, ancorché in questo avvicendamento, per un eventuale successivo coinvolgimento nell'azione amministrativa in senso lato, o se vorrà seguire la scia del suo gruppo che è oggi capitanato dal presidente Ottorino Matra. A me, io penso che seguirà la scia del gruppo per quello che è successo, in onestà penso che questa sia l'atteggiamento. Ne prendiamo atto, ne prenderemo atto se così è, e noi abbiamo la responsabilità di dover portare avanti l'azione amministrativa, e con tutti gli amici che in maniera leale dichiarata lo vorranno fare, continueremo a farlo. Come si sposta adesso l'asse dei contrappesi all'interno del Consiglio Comunale con questi passaggi di due consiglieri della maggioranza a raggrupparsi con tre dell'opposizione, a fare gruppone unico guidato da Giustina Matera? Forse l'unica nota positiva che c'è, un capogruppo donna. Diciamo sì, le donne in politica, avere donne in politica è sempre positivo. Diciamo che a mio avviso nulla cambia nei termini dei pesi e contrappesi nel Consiglio Comunale. La maggioranza gode di ottima salute, abbiamo rinverdito questa forza
amministrativa, con il contributo significativo che queste due new entry sicuramente sapranno apportare, e per cui andiamo avanti solleciti con le tante attività che abbiamo in campo. Ora dovrai notiziare il consiglio di questo cambiamento, il primo consiglio utile. Il primo consiglio comunale utile, che immagino che terremo nel mese di dicembre, dove saremo chiamati ad approvare l'aggiornamento del regolamento edilizio, un atto molto importante perché contiene norme specifiche che regolano le altezze minime dei locali nell'ambito del centro cittadino, questione e problematica molto seria che molto spesso si è incentrata nelle attività accertative che gli uffici competenti dell'ASL svolgono, e così come poi saremo chiamati a una manovra finanziaria, cioè l'approvazione del bilancio consolidato, che vede praticamente il consolidamento di tutti i conti delle società partecipate dal Comune, e che ci darà un primo spaccato ufficiale dello stato delle finanze dell'ente. E sarà quella l'occasione del varo, della presentazione del nuovo gruppo, che dovrà, così come è stato fatto. Sembrava strano che Torino Matera scrivesse a se stesso, Presidente del Consiglio Comunale, la notizia che è sorto un nuovo gruppo che lo vede presente insieme ad altri quattro consiglieri. Questa è la dinamica delle parti. Tra l'altro noi vi ringraziamo perché rendete così dinamica la nostra attività, che per esempio le immagini che stiamo vedendo di questo Consiglio Comunale ormai non servono più, perché seduti tra i banchi degli assessori ci sono dalla parte Roberta Boccanfuso, dall'altra Luca Spignese, quindi al primo Consiglio Comunale, ultimo, dovremo ritornare per rifare le immagini, per vedere i nuovi assessori seduti. Ed è la terza volta. Amedeo, ma tieni presente che un gioco che ci fa per la terza volta. Noi veniamo da tante consigliature dove situazioni del genere se ne sono succedute in maniera molto più numerosa rispetto a quelle che oggi e in questo momento stiamo commentando. Sono dinamiche della vita amministrativa e politica di una realtà come la nostra, e sono certo che diciamo, non sarà neanche l'ultima, guardando nella prospettiva di un futuro che può abbracciare i prossimi 10-15 anni. Insomma, gli assessori sono avvertiti a questo punto? No, sono dinamiche normali che si possono venire a generare. Tra l'altro vedo queste immagini del sindaco Enzo Ferrandino seduto accanto al presidente Ottorino Matera, e ricordo quelle dell'epoca di Giosi Ferrandino accanto a Gianluca Trani, insomma un sindaco con un presidente del Consiglio Comunale all'opposizione. Ora come saranno questi rapporti istituzionali? Perché non so da un punto di vista personale come siete rimasti con Ottorino, se vi siete visti paio di giorni che sono accaduti i fatti. Da un punto di vista personale c'è sempre cordialità, con Ottorino ci conosciamo da tanto tempo, da tanti anni. Dal punto di vista istituzionale lui svolgerà il suo ruolo, la sua funzione, e io cercherò di svolgere il mio ruolo. Ma tutto sommato quanto ti pesa questa cosa? Proprio in termini umani, questa divisione, questo cambio? In termini umani oggettivamente non è mai piacevole avere, tra virgolette, delle divergenze di opinioni o delle divergenze di valutazioni. La politica e l'amministrazione porta un sindaco o porta chi è chiamato ad assumersi la responsabilità delle scelte, a prendere delle posizioni, e lo deve fare nell'ambito di quella che è proprio la responsabilità che gli è stata attribuita dall'elettorato. Vedremo poi alla prova del 9, quindi al primo consiglio comunale, cosa accadrà anche nei rapporti e nelle dichiarazioni, perché immagino lì ci sarà un dibattito vivace che coinvolgerà i consiglieri comunali, quindi vedremo come si esprimeranno e quali posizioni saranno prese un po' da tutti i gruppi. Fino adesso vi è stato in Consiglio Comunale un dibattito molto urbano, molto corretto, molto concentrato anche nei tempi, e penso che non cambierà il clima di molto. Per chiudere, la presenza di De Luise in questo gruppo, che significato strategico può avere? Io attendo il prossimo Consiglio Comunale perché in Consiglio Comunale si è visto veramente molto raramente, salvo poi vederlo sempre coinvolto in momenti di
di frizione, ricordo. Non aveva fatto parte di quel gruppo con Pasquale Balestrini, ricordo infatti la nota dei quattro in cui appunto c'era anche la sua presenza, e prendo atto che c'è anche la sua presenza questa volta. Ma i quattro sono diventati tre. Eh? I quattro sono diventati tre. Ma io De Luise non, è passato... non parlerei di quattro, di tre. Io parlo adesso invece di un gruppo di maggioranza dove a mio avviso c'è la prospettazione di un'azione più coesa, più solidale nell'ambito delle componenti che la compongono e che può essere foriera di buoni risultati. Io penso che possiamo chiudere qui. Va bene, soprattutto grazie. Prima ti dobbiamo ringraziare per essere intervenuto nei nostri studi due volte in questa settimana. Diciamo per beneficio dei telespettatori, abbiamo dovuto cambiare giacca anche per il cattivo tempo di cui abbiamo parlato nell'altra parte. Ci siamo bagnati la giacca e abbiamo provveduto a cambiarla. E infatti, poi tra l'altro, è vero così, perché l'acqua non ci sta abbandonando in questo piovoso mese di novembre. Ne abbiamo tanta. Mi raccomando, tornando alla questione del maltempo, vedete che dovete fare delle cose importanti. Cioè, le cose di cui abbiamo parlato prima. Ci stiamo lavorando alacremente. Bene, come anche altre cose di cui abbiamo anche parlato, tipo la questione del parcheggio della Siena, c'è un'intervista nella quale ci racconti del cronoprogramma della scadenza del giugno dell'anno prossimo per completare l'opera, e poi c'è stata tutta la situazione della viabilità, del traffico, anche su quella interverremo, faremo un'altra trasmissione nella quale, ecco, se mi inviterete sarò felice di partecipare. Per noi puoi restare qui ogni giorno, non c'è troppo problema. Gentile, grazie. Solo che dobbiamo farla un po' più dinamica, dobbiamo invitare qualche interlocutore un po' più impepato. Grazie per la ospitalità. Noi ringraziamo allora il sindaco di Schenzo Ferrandino per aver partecipato a questa nostra chiacchierata. Il posto è libero, non quello di sindaco, quello del sindaco in questa trasmissione. Ecco. Chiunque voglia intervenire sa dove siamo. Noi intanto, bene o male, abbiamo portato in porto questa trasmissione questa settimana con una leggera fatica, ma ci è piaciuto perché la dinamicità, il sale, il pepe della politica ci servono per rendere le cose più attive, più alla portata e più attuali. Ci vediamo settimana prossima, sempre di giovedì dopo il telegiornale, più o meno alla stessa ora. Arrivederci, grazie ancora. Grazie.